bravi, bravi, bravi. Ci piace, ci piace. Allora, la numero uno, Daisy Zhu, 1,60 m, 21 anni, arriva da Pordenone. Vieni, Daisy. Daisy pratica Kung Fu, danza e snowboard. Arrivata Daisy, ecco per te il microfono. Allora, come ti descrivi? Insomma, questo è il voto di primo impatto. I giurati devono dare un voto dall'1 al 10. La prima, la numero 1, è quella che rompe sempre il ghiaccio, Daisy? Anch'io quando sfilavo all'epoca avevo sempre il numero 1. Allora, devi raccontarti ai giurati ma anche al pubblico. Come ti descrivi? Mi reputo una ragazza molto solare, socievole e altruista. E cosa, diciamo, potresti dire per conquistare un punto in più su di te, per svelare qualcosa di più? Mi dicono tutti che sono simpatica, allora venite a scoprirlo. Ecco, beh, allora vediamo di scoprirla, ecco, è simpatica, bella e simpatica Daisy. Bene, buona continuazione e ci vediamo dopo nella sfilata. Grazie Daisy, numero 2. Ionelia Monica, 1,65 m, 22 anni, arriva dalla Romania e ama viaggiare per il mondo. DJ che questa sera ci carica, DJ Longo. Allora, Ionelia, cosa mi racconti di te, ma soprattutto come ti descrivi alla giuria per farti conoscere un po' meglio? Buonasera a tutti, io mi reputo una persona molto intraprendente, decisa e solare. Ah, bene. Se dovessi dire qualche tuo difetto? Forse un po' troppo testardo? Beh, vabbè, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Sei pronta per la gran serata? Assolutamente. E allora con tutta la grinta ti aspettiamo più tardi. Grazie Ionelia. Numero 3. Maya Zago, 1,72 m, 18 anni, arriva da Aviano e ama la fotografia e la danza. Maya, ben arrivata! Che bella sorpresa! Sei soddisfatta? Bene, allora prendi il microfono che tu tienilo vicino. Come ti descrivi a questa giuria? Allora, sono una persona molto positiva, creativa e collaborativa. Ah, che bello! Quindi tutte comunque aggettivi di, come si può dire, di team, no? Ecco, un tuo difetto ce l'hai? Mi piace avere ragione. Ah, testarda pure te allora. Sei pronta per dopo? Sei fidanzata? Sì. E chi è che ha ragione tra te e il fidanzato? Ovviamente, io sono sposata da 10 anni. Oggi, ciao amore, e c'ho sempre ragione io. Grazie. Brava, grazie Maya, in bocca al lupo anche a te. Numero 4.
Virginia Poppi, 1,70 m, 18 anni, arriva da Bassano del Grappa, cucina i dolci, ma purtroppo cosa fa? Non gli piacciono e quindi chi li mangia? Vai Virginia! Virginia, eccoti qua. Allora, insomma, ma perché questi dolci che fai non sono buoni? Chi li mangia? Te li mangi tu anche se non sono buoni? No, in realtà mi piace fare i dolci quelli un po' healthy, un po' senza glutine. E quindi non sanno da niente. No, in realtà non piacciono mai a nessuno, poi tocca a me mangiarli. Ecco, mettici un po' di zucchero, fai qualcosa di nuovo e di diverso. Come ti presenti a questa giuria? Allora, sono Virginia, ho 18 anni, vengo da un paesino in provincia di Padova, mi descrivo come una persona molto estroversa, solare, ma soprattutto organizzata. Adoro l'organizzazione, se no vado fuori di testa. Quindi potrebbe essere pure un difetto questo, eh? Sì, dai, però lo prendo più come un pregio. C'hai in armadio, c'hai tutte le camicie messe con i colori, Fantastico, ci dovresti passare per il mio di armadio ogni tanto per mettere un po' d'ordine. Va bene Virginia, carica per questa serata? Super carica, non vedo l'ora di proseguire. In bocca al lupo anche a te. Grazie. Allora, continuiamo con la numero 5, Marianna Manna, 1,72 m, 18 anni, arriva da Padova, ama la notte, la luna e le stelle. Wow! Allora raccontami come mai ami così tanto la notte, la luna e le stelle. Beh, allora io sono un ex studentessa del liceo artistico e diciamo che con studio di quadri come quello di Van Gogh, come la notte stellata e quindi andando a studiare più la psicologia dell'artista ho compreso quanto la luna, le stelle e la notte possa essere. Che ci dice questa luna? Beh, io prediligo la luna piena. Dove sta? Vice sindaco, per favore. Faccia una telefonata che la miss preferisce la luna piena. Ok, vai. Sì, ci abbiamo un quarto. Sì. Ti ispira? Ti ispira. Vabbè, che ti ispira? Dimmi dimmi al pubblico, alla giuria. Allora, sono una ragazza molto testarda sicuramente, molto sensibile e molto gentile. Se dovessi dare un mio punto debole, diciamo, sono un po' maniaca del controllo. Però anche molto sognatrice, quindi andiamo un po' a stemperare. Bene Marianna, sei pronta? E allora in bocca al lupo anche grazie. A te e buona continuazione. Grazie a tutti. Numero 6, Beatrice Tessari, 1,72 m, 23 anni, da Montebelluna, ama leggere, ama la musica e ama viaggiare. Eccoti Beatrice, ben arrivata! Cosa ti piace leggere di bello? Mi piace tanto la fantascienza, il d'amore e tienilo bene così, l'immunologia, tutto quello che studio. Ah bene, quindi come ti descrivi a questa giuria per farti conoscere? Beh, sono molto tesata, sono solare, gioiosa e sensibile.
perfetto, un difetto oltre alla testardaggine non ce l'hai. Fidanzato che dice? Che sei testarda? Vabbè, dai, è venuto qui a vederti? No. Meno male, vabbè. Ciao! Ciao Beatrice, buona continuazione! Numero 7! Eccola qua, Giulia Colognato, 1,72 m, 19 anni, da Soave, ama stare all'aria aperta e la natura. Giulia, ben arrivata! Cosa ami di stare all'aria aperta? Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 19 anni e vengo da in provincia di Verona. Amo tutto, abito in stare all'aria aperta, passare la maggior parte dell'aria aperta e soprattutto anche gli animali. Come ti descrivi a questa Giulia? Altissimo. E allora, buona fortuna! Grazie mille. Grazie a te! Numero 8, Elisa Doriano, 1,70 m, 23 anni, arriva da Mestre. Di lei ci dice che è una persona creativa ed ama esprimerlo travestendosi sempre a tema. Siamo curiosi di scoprire il talento, Elisa. Elisa! Buonasera a tutti. Allora, spiegami questa cosa che ti travesti a tema. Allora, dopo ci sarà... Ah, non dobbiamo svegliare... Ok. Allora no, non spoileriamo nulla. Insomma, lasciamo questa curiosità alla nostra giuria, esatto, che vuole capire da cosa ti travestirai. Esatto. Però descriviti con tre aggettivi. Allora, sicuramente sincera e sensibile. Terminiamo le S continuando con stravagante. Ci sta, perfetta, mi piace questo aggettivo. Questo aggettivo, le tre S, proprio da Elisa, quando ripetimi, sincera, sensibile e stravagante. Belli, mi piacciono, visto che le Elise vanno in coppia, me li rigioco pure io in qualche intervista. Le tre S. Sei pronta allora? Sì. Non svelar niente, sì, mi raccomando. Assolutamente. Ciao Elisa, in bocca al lupo. Ciao, grazie. Numero 9, eccola qui, Lucrezia Coglio d'Oro, 1,73 m, 16 anni, veneziana, ama viaggiare e stare con i bambini. Vieni Lucrezia! Allora, tu sei la più giovane, se non erro, di questa serata. No, c'è un'altra sedicenne come te, eh? Come ti descrivi a questa giuria? Buonasera a tutti, sono Lucrezia, ho 16 anni e mi descrivo sicuramente come una ragazza ambiziosa, determinata ed estroversa. Bene, ci piace. Ambiziosa, quindi nella vita cosa vorresti fare da grande? Nella vita vorrei laurearmi in giurisprudenza e intraprendere la carriera di magistratura. Beh, insomma, c'è proprio una cosettina da poco, ecco, insomma, quindi sei molto determinata anche, ecco, questo sì. Va bene, Lucrezia, sei pronta per questa serata? Assolutamente sì. Senti la tensione dietro? No, sono tranquillissima, mi va sempre più. E allora divertiti, in bocca al lupo? Sì. Grazie a te. Numero 10, Beatrice Russo, 1,73 m, 18 anni, arriva da Montebelluna, ama ballare, suonare e cantare.
tutti Beatrice. Beatrice, sai che mi hai dato tanti aggettivi qui di cose che ti piacciono? Ti piace ballare, suonare e cantare? Sì. Cioè tu preparati, perché dopo non è che te le chiedo tutte e tre. No, no. Suonare dopo. Suonare? Sei convinta? Sì. Allora, tra un'uscita e l'altra preparati anche qualcosa per cantare, perché sai che io voglio sentirvi tutte. Quando vedo queste cose così, cosa ti piace cantare? Ma cantare così sotto la doccia. Allora facciamo finta che sei sotto la doccia e canti un attimo, va bene? Scherzo. Come ti descrivi a questa giuria? Ma glielo facciamo fare. Non ditelo a nessuno, ma poi la facciamo cantare. Allora, sono una ragazza iperattiva. Okay. Non riesco a stare ferma, quando c'è una proposta io non posso non accettarla. Molto intraprendente e poi sono creativa, però ecco, ci sono lati positivi e lati negativi di questa creatività, ad esempio in cucina. Oddio, che combini! Se io non ho un ingrediente non mi fermo. Ah brava, pure io faccio la stessa cosa, tanto poi mangia mio marito, quindi cavolacci suoi. La mamma mangia sempre. Sante mamme che e per di più ti dice che è pure buono. Sì, dai. Lo mangia però storce il naso. Va bene, senti, ho visto che accoglie tutte le sfide. Pensiamo a qualcosa da cantare. Ciao Beatrice. Numero 11. Veronica Di Domenico, 1,73 m, 18 anni, arriva da Artignano, Vicenza, e lei adora il mare, specialmente quello di Bibione. Veronica, eccoti qua. Cosa ti racconta il mare che ti piace così tanto, così da innamorarti? Mi piace perché mi dà un senso di pace. Alziamo un po' il microfono, vediamo. Vai, ok. Mi piace molto perché mi dà un senso di pace, di serenità e di libertà. Ah, che bello. Come ti descrivi a questo pubblico? Sono una ragazza molto determinata, solare e anche sportiva. E basta? Secondo me c'era qualcos'altro che volevi dire. Sensibile. E poi? E basta, non scopriamo di più. Abbiamo già detto troppo. Ti scopriranno solo vivendo. Grazie Veronica, buona continuazione. Numero 12. Eccola, Vera Sossai, 1,78 m, 18 anni, da Vittorio Veneto. Lei ama cantare, ballare, viaggiare e gioca a pallavolo. Allora, ben arrivata Vera, come stai? Bene, grazie. Sì? Convinta? Sì. Come ti descrivi a questa giuria? Buonasera a tutti, io mi descrivo come una ragazza molto determinata, sicuramente anche molto testarda e molto sincera e gentile. Ecco, allora io vedo che tu mi hai detto che ami cantare, ballare e viaggiare. Allora, cantare e ballare, poi ti faccio fare qualcosa nel talento. Dopo canto. Ah, canti? Qual è il tuo cantante preferito? Ariana Grande. Canti lei? No. Canto Ariana stasera. Ah, fantastico. Wow, ragazzi, prepariamoci perché qua ci scateniamo sul palco. Cos'altro puoi dire di te? Hai detto dei pregi, magari c'è anche un difetto o un sogno nel cassetto? Beh, sogno nel cassetto sicuramente diventare un'imprenditrice e anche continuare nel settore della moda. E allora, in bocca al lupo, incrociamo le dita e divertiti. Grazie. Grazie Vera. Numero 13. Melissa Besleaga, ferma lì dove scappi, 1,76 m, 16 anni, di Latisana e ama viaggiare.
Melissa, bella sorridente. Insomma, tu hai fatto velocemente ad arrivare, giochi un po' in casa, diciamo. Sì. Ti sei portato un pubblico che ti segue, che ti applaude? Non lo sai. No. Vabbè. Come ti descrivi a questa giuria? Sono molto solare, divertente e sportiva. E sportiva, che fai di bello nella vita? Ho fatto per 7 anni ginnastica ritmica. Wow! E dopo che fai? Poi le svelano le cose, le svelano, perché poi la terza uscita è il talento. Io intanto ascolto, poi ricordo e sul palco le faccio divertire. Va bene Melissa, hai anche qualche difetto? Sono paranoica. Oh Gesù, perché? Non so. Non so. Sei brava a scuola? No. No, fantastico. Benissimo, ok. Cambiamo discorso, cosa stavamo dicendo? Che scuola fai? Studio estetica. E come fai a non essere brava nel studiare estetica? Nelle altre materie. Ah, no, perché qui insomma abbiamo poi un'azienda che produce cosmetici solare e non solo, insomma, bisogna essere preparati tutte. Vabbè, Beatrice, Melissa, va a prepararti, ci vediamo più tardi. Buona giornata. Numero 14, Chiara Zenellato, eccola qui Chiara, 1,83 m, 26 anni, da Cittadella, ama l'arte in ogni sua forma. Vai Chiara! Altissima, altezza mezza bellezza dicono, ne sei convinta? Me lo dicono, io non posso più dire, no. Okay. Lasci andare, va bene, andare. Come ti descrivi a questa giuria? Ecco le fatidiche domande, infatti. Mettono in crisi tutti, comunque sono un'artista eclettica, problem solver, diciamo, e lo vedrete dopo con il mio talento. Ah, e allora anche te non spoileriamo nulla, questa sei anche un po' misteriosa questa sera. Un po'. Il mistero piace sia al pubblico che ai giudici, perché poi si ricordano. Sei pronta a continuare? Carica? Pronta, carica. Convinta? Un po' tremolante. Vabbè, ma ci vuole, sembra. Perché fa un po' freschetto. Fa un po' freschetto, così, pensavo, ma meglio così queste bellissime giornate qui in spiaggia a Bibbione. Allora, vai, carica a prepararti, ci vediamo più tardi. Ciao Chiara, in bocca al lupo. Eccole, queste erano le nostre 14 concorrenti questa sera in gara per portare a casa uno dei 5 pass della finalissima. Giurati, avete messo i voti dall'1 al 10, bravi. Allora, seconda votazione l'abbiamo fatta, il Venivos l'abbiamo mandato. Terza votazione. E qui ci vuole l'applauso, perché le nostre ragazze faranno il loro talento, il loro hobby, ciò che gli piace di più fare nella vita. Quindi usciranno una per una, io le presenterò e si racconteranno cantando, ballando, recitando, facendoci vedere dei video, insomma, cercheremo di conoscerle un po' più da vicino. Allora, se siamo pronti con la terza votazione, ci siete ragazze? Allora, questa è molto bella questa uscita, perché qui noi presentiamo due concorrenti, sono due amiche, vanno in palestra assieme, fanno danza assieme e qui sul palco fanno il loro talento insieme, quindi la numero 1 e la numero 3. Allora, le chiamiamo entrambe sul palco. Daisy Zhu con il numero 1 e la numero 3, Maya Zago. Allora, io lascio il palco a loro e poi parliamo assieme, ragazze, in bocca al lupo.
brave. Allora, numero 1 Daisy e numero 3 Maya. Venite ragazze, allora è stata, intanto sono davvero molto contenta, la prima volta in 14 edizioni che due amiche, due concorrenti, due miss collaborano così nel palco con uno spettacolo assieme. Sono davvero molto contenta, Daisy. Com'è andata? Bene. Siete senza fiato? Questa è la vostra più grande passione, la danza. Sì. Sono molto felice di poter esibirmi in questo palco e mostrarvi quello che mi piace. E vi ringrazio di essere qua. A seguirti e a votarti, Daisy. Complimenti, brava. Molto brava, molto grazie. Brava. Bravissima anche entrambe. Maya, com'è andata? Sei contenta tu? Sono contenta perché comunque sono arrivata qua che dovevo partecipare solo per la coreografia di Daisy. E alla fine ho anche partecipato. E nulla, sono molto contenta perché comunque ci conosciamo da più di 8 anni che insieme. E questa è stata anche una grande occasione comunque per mostrare quello che fate durante gli allenamenti. Complimenti, brave ragazze. Allora io vi ricordo di nuovo la numero 1 Daisy per la giuria e la numero 3 Maya. Grazie, davvero bravissime, emozionante. Ok, passiamo ora alla numero 2 perché l'abbiamo un attimo saltata. La numero 2 è Ionelia Monica. Vieni Ionelia, eccola qua, vieni, andiamo proprio nel centro palco, tieni il microfono. Allora, tu fai l'infermiera, ci hai portato un video che racconta quello che fai in sala, quindi in reparto, raccontaci. Io sono una studentessa, sono ancora al primo anno, lo sto concludendo, e per me tutto ciò che significa avere passione c'è anche del talento, perché se fai una cosa che ti viene dal cuore, assolutamente dietro ci deve essere anche un talento per farlo. E quindi cosa ti ha, diciamo, convinto, cosa ti ha spronato a fare questo lavoro? Mi è sempre piaciuto l'ambito della sanità, e ho il diploma dell'odontotecnico e poi ho deciso di continuare gli studi nella mia vita e mi sta piacendo tantissimo. E allora in bocca al lupo, perché insomma anche negli ultimi anni non è stato un periodo facile, di infermieri ce ne servono, i medici insomma sempre di più, ed è grazie a voi poi che si risolvono tantissime spiacevoli situazioni. Quindi in bocca al lupo e complimenti per questa tua passione che è anche il tuo talento. Vi ringrazio. Grazie a te. Numero 4, Virginia Poppi. Vieni Virginia. Allora Virginia arriva con tutto il suo ambaradan, mettiti bene qui davanti. Allora, raccontiamo prima un po' di te, perché tu fai, cioè ti piacerebbe fare la make-up artist, dico bene? Sì, sì, esatto, infatti sto studiando per diventare tale. Ok, e quindi cosa hai portato? Anche un video, cioè dietro? No, non ho portato un video, ho portato un make-up tutorial. Un make-up tutorial, fantastico! Allora, vediamo la nostra talent scout, Emma Rossato. Vieni Emma, un applauso, senza né trucco né parrucco. Allora, io ti tengo il microfono, hai bisogno di qualcosa, Virginia? Vuoi un po' di musica in sottofondo? Allora, guarda, io ti tengo il microfono. Dimmi dove ti metti, eccoci qua, e raccontati. Allora, oggi ho deciso di portare uno dei tabù più grandi del make-up, ovvero l'eyeliner. Tutti vogliono fare l'eyeliner, nessuno è mai capace, quindi oggi sono qui per insegnarvi a fare l'eyeliner su ogni tipo di occhio. Allora, andiamo, vai, racconta, da dove si inizia? Allora, chiaramente lo faccio su una modella, però prendete per riferimento, dico per le femmine appunto, e se lo state facendo voi stesse, quindi. Vai, tu parla, io, perché se te lo tengo così, okay, parla perfetto. Pure. Allora, apri gli occhi, guarda tutto. No, abbassa, abbassa. Sempre cominciare guardandosi dritte nello specchio, quindi mai con gli occhi chiusi, perché altrimenti si rischia che poi quando si apre l'occhio si appiccica tutto dappertutto. Soprattutto una cosa che vedo sempre è che si viene tirato l'occhio, assolutamente no, perché poi quando lasciate la pelle si ristringe e viene una schifezza. Fantastico, è proprio quello che faccio io, cioè tiro l'occhio, chiudo e tiro. Assolutamente no. Fantastico. Quindi si parte con l'occhio aperto, si comincia a tirare una linea abbastanza sottile, bella netta, bella precisa. Se non è fatta bene, dopo magari con il correttore, un cotto fiocco, si pulisce un attimo. Quindi si tira una bella linea, ok, e dopo si congiunge con la metà dell'occhio, quindi
per riferimento la pupilla. Vediamo, si vede qualcosa? Mario, riesci? Qualcuno riesce a vedere l'inquadratura? Ma tu com'è che fai di solito l'eyeliner? Così? Ah, guarda, vorrei proprio vedere che tu, se tu lo fai così. Il punto è come prendere di riferimento che posizione mettere l'eyeliner, perché chiaramente ogni occhio è diverso. Certo. E quindi si prende di riferimento l'ala del naso e si arriva fino alla fine dell'occhio. Hai capito. Ecco perché il suo è così lungo, perché c'ha la... c'ha la... Ok ragazze, ci vediamo. Grazie Emma, grazie Virginia, sei stata simpaticissima. Numero 5, Marianna Manna. Vieni Marianna. Marianna ci ha detto prima che ama la notte, la luna e le stelle, e questa sera ci canta una canzone, ci canta Stay di Rihanna. Sei pronta? Questo è il tuo microfono? Sì. Ragazzi, ok, vai, il palco è tutto tuo. All along he was a fever. Per il canto e per la musica? Beh, allora, fin da piccola ho fatto delle lezioni di canto, poi vabbè, con la maturità ho frequentato sempre di meno. Però adesso voglio ricominciare. Puoi ricominciare. Ecco, allora, il palco di Miss Venice Beach ti ha dato il là per iniziare. Certo. In bocca al lupo e complimenti. Grazie. Grazie Marianna. Numero 6, Beatrice Tessari. Vieni Beatrice, eccoti qua. Che bella Beatrice, allora raccontaci della tua passione, che la vediamo qui alle spalle, non era fattibile portare un pianoforte a coda qui in, sul palco a Biglione, però raccontaci questa tua passione. Ho iniziato alle medie, se non sono forte, e da lì ho... C'è anche l'audio magari, riusciamo a sentirlo? Eccolo qua. È da un po' che non sono, perché ho studio, lavoro, ma non ho lasciato andare. Questo l'hai fatto prima di venire qui a Bibione? No. No? Ah, ok. Bene. Sono così, ci sono prima. E quindi dove pensi che ti porterà questa passione? Questa era la passione che avevo, però l'ho un po' messa da parte, perché adesso mi passionerate come la magia. Ok, vabbè, però insomma, magari quando sarai una famosa criminologa e hai qualche caso da... diciamo da sbrigare, la sera ti metti al piano, suoni e magari lì ti si sbroglia il caso, hai capito, pensando. Può anche darsi. Beh, noi te lo auguriamo. Buona continuazione. Grazie Beatrice. Numero 7, Giulia Colognato. Vieni Giulia, eccoti. Giulia, Giulietta, tu ami stare all'aria aperta, vivi nel Veronese, eccoti qua. Anche qua portare il cavallo sul palco diventava complicato. Onestamente lì al San Michele, all'hotel del presidente, ci sarebbe un posto per parcheggiare il cavallo sotto, vero presidente? Adamo, c'è.
prossima volta potremo organizzarci e lo mettiamo lì. Dimmi Giulia, allora, come nasce questa passione e che cosa fai? Allora, in realtà nasce un po' per caso, perché io in realtà facevo danza a livello agonistico quando c'è stato il di che tipo? Di pop. Sì, sì. Trovami una canzone di hip hop, così, giù, in 2 secondi, visto che lei balla hip hop e abbiamo... Non vuoi ballare? No. Dai, quindi, ok, poi? Ho chiuso quel capitolo. È stato spiacevole? Sì. Ah, ok, no, niente, non trovarla più, non ci serve. Allora, quando c'è stato il Covid che le gare si sono fermate, io sono rimasta a casa e navigando sul web ho incontrato una ragazza che andava a cavallo e allora ho detto, ma sì. Proviamoci. E adesso faccio equitazione a livello agonistico. Che bello, e questo è il tuo cavallo, la tua cavalla? È un maschio, sì. È un maschio, come si chiama? Quinto Momo. Quinto Momo? Ma gli hai dato tu il nome? Oh. Meno male. Meno male. Ok. E come mai questo quinto? Perché è il quinto di quando no, allora, in realtà della sua storia sappiamo gran poco perché cavallo che è stato salvato dalle gare illegali. Ah, fantastico! Infatti era arrivato molto magro, si vedevano le ossa, era praticamente la carriera finita e molto maltrattato. Adesso guardate, è un sovrappeso. Lo vediamo, bravo, vedi. Adoro, anch'io ogni tanto vado a cavallo, il cavallo che utilizzavo si chiama Smartolino. Ecco, hanno tutti questi nomi un po' particolari. Va bene, Giulia, in bocca al lupo con questo grazie cavallo. A grazie a te. Numero 8, oh ci siamo. Vi ricordate quella che prima ha detto che doveva stupirvi perché gli piace travestirsi alle feste a tema? Elisa Doriano, vieni Elisa. No, mettiamogli una musica per una sfilata, Longo, vai. Che carina! Allora, raccontiamo che oltre a piacere, diciamo, il piacere di vestirti a tema, questo corsetto, questo abito l'hai creato tu, quindi sei anche un po' stilista nel tuo. E questo dove l'hai? Ah, dietro vediamo... Tutte le cose che faccio. Le fai tu? E dove li usi poi questi abiti fantastici? Stanno nell'armadio. Come stanno nell'armadio? Uso per un'occasione, quindi solitamente i compleanni o per il tema che organizzo io, e poi rimangono nell'armadio. Fantastico, allora sai quanti ne hai nell'armadio? Appunto, tanti. Perfetto, allora prossima volta organizziamo un'uscita a tema con tutti i tuoi abiti. Ottimo, io ci sto sul palco, te lo prometto, l'ho detto qui davanti a tutti. Bene, tiri fuori tutti gli abiti e facciamo le miss uscire con tutti i tuoi abiti. Ottimo. Questo cosa rappresenta? Questa è la regina di cuori con il bianco aniglio dark. Ah, fantastico. E anche qui tutti i brillantini attaccati a mano, tanta pazienza. E ci vuole tanta pazienza. Complimenti, brava, no? Complimenti, Elisa. Complimenti, complimenti. Buona serata anche a te. Numero 9, Lucrezia Giglio d'Oro. Vieni, Lucrezia. Alla faccia, lui chi è? Lucrezio? Alessandro. Alessandro, dove ti hanno pescato, Alessandro? Giù in regia. Giù in regia? Ah, sei qui in vacanza? Sì. Fantastico, da dove arrivi? Padova. Da Padova, bene. Giulia, scusa, Lucrezia, lo conoscevi? No, può nascere un'amicizia, non si sa mai, vabbè. Allora, scusami Alessandro, che è lei la principessa della serata. Lucrezia, dimmi un po', che devi fare con Alessandro? Ah, perché tu giochi a rugby? No, io giocavo con la piscina, però cambiando il futuro, io sono che giocano a rugby? Il papà giocava. Ma dove c'è il papà? Sì. Dove sta il papà di Lucrezia? Signor papà, venga, venga su. Dai, venga su veloce per la figlia, questo è altro. Su, veloce. Anche la mamma giocava? La mamma le... Ah, perfetto. Signora, c'è pure la signora? Allora venga qui che ci serve l'arbitro. Allora, al mio 3, una bella mischia, un passaggio all'indietro. E vediamo come procede. Allora... Signore Giglio d'Oro, eccolo qua, venga su la signora Giglio d'Oro, No, non lanciamo niente sulle casse, non preoccupate. Alessandro, tu giocavi a rugby? Ah, quindi ti hanno beccato perfetto o ti hanno portato da Padova? No, mi hanno
beccato. Ti hanno beccato perfetto dalla mole, secondo me. Allora, signor Giglio d'Oro. Buonasera a tutti. Buonasera. Lei che ruolo aveva? Ha giocato tallonatore. Tallonatore, vabbè. Tu che ruolo facevi? Filone. Filone. E lei, signora, l'arbitro. Allora, facciamo così. Tu che ruolo facevi? Ala. Caspita, ognuno con un ruolo diverso. Si può fare qualcosa o no? Facciamo dei passaggi. Signora, lei faccia la giuria. Venga qui, l'arbitro, fischietto d'inizio, faccia finta di fischiare. Così. Si metta qua e al mio tre partono. Pronti? Lucrezia, un passaggio all'indietro. Passaggio all'indietro, quelli che fanno così. E che ne so, li fanno in TV, io li ho sempre visti. Sei sotto le gambe, tac, via, lanci e quell'altro corre laterale. Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Ma come sono andati, arbitro? Sono andati bene? Mica tanto. Allora, ma la sapete fare l'H? La sapete com'è, una roba del genere? Voi non avevate un... Cosa si faceva? Arbitro, mi scusi il microfono. Noi eravamo bravi nel terzo tempo, basta dirlo. Ah, mi sembrava, non volevo dirlo, ma dopo un certo punto mi è venuta questa idea. Va bene, Lucrezia, sei contenta che abbiamo portato la famiglia e l'amico, no, così insomma, giusto per capire? Non pensavi, sei contenta? Ti è piaciuto questo schema a tre? Va bene, perfetto. Signore e signori, questa era Lucrezia Giglio d'Oro e il team di rugby. Grazie signori, grazie, grazie. Buona continuazione. Allora, proseguiamo con la numero 10. Ah, ci siamo, questa palla canta, suona, Beatrice Russo. Eccola qua, Russo, Beatrice, Beatrice Russo. Allora, hai la scelta. Allora, ami ballare, suonare e cantare. Allora, suonare. Suono. Sentiamo la musica. Sentiamo. Raccontaci questa passione. Sì, allora io suono da 8 anni, ho iniziato frequentando le medie musicali e niente, suonare il violoncello è la mia grande passione. E diciamo, un sogno nel cassetto sarebbe quello di riuscire un giorno a suonare in una grande orchestra. Ah, insomma, incrociamo le dita. Poi, ti piace ballare? Sì. Quindi? Io ho fatto danza, classica. Che danza hai e fatto? Pop. Allora me lo fa pensare. Ce l'abbiamo la musica di hip hop? No. Metti quella di Venigos, dai. Hip hop, hip hop. No, un pezzetto lo vogliamo vedere, Beatrice, dai, mettimi hip hop. No, questo non toglie dalla giuria, nel senso di Brian. Dai, ci sei. Non lo so, inventati qualcosa, dai, un passo hip hop, quello che facevano loro che mi avevano fatto così. Dai, di nuovo Bea. Vabbè dai, ok, via. E cantare con finta... i sono lì. C'è la doccia. No, cantare non si può perché le ragazze prima di la ragazza prima di me era troppo brava. Vabbè, ma c'è la doccia. No. Cioè non copre abbastanza. Oh, facciamo tutti assieme la doccia. Dai Bea, dai. No. Cosa vuoi cantare? Ah vabbè, ma qual è il tuo cantante preferito? Come Brian? Brian? Al primo posto. Al e poi? Poi... Boh, non so cosa in realtà. Vabbè, qua perché non vuoi dirmelo perché hai paura che te la faccio cantare. No, perché non posso dirlo. Hai ragione, Brian è il tuo preferito. Sì, ok, ottimo. Ciao Beatrice, grazie, buona continuazione. Numero 13, Melissa Besleada. No, ho sbagliato, chi manca? Ah, scusate, ne ho saltate tre. E l'hip hop mi ha dato al cervello. Allora, numero 11, Veronica Di Domenico. Veronica che balla danza classica. Che cosa ci balli? Ok, togliamo il video della pianista sull'oceano dietro, per favore, grazie. Mettiamo il pezzo qui di danza classica di Veronica, la numero 11. Il palco è tuo, Veronica. Ho
bravissima! Veronica, complimenti! Da quanti anni studi danza? Quando ho 4 anni. Questa. E dove vuoi arrivare? Mi piacerebbe continuare la professione, ma non come lavoro, come passione. Bene, e allora in bocca al lupo che i tuoi sogni diventino realtà. Grazie a te. Numero 12, Vera Sossai. Vieni Vera, eccola qua. Cosa fai tu di bello, Vera? Canto la canzone di Rihanna, Te amo. Sei pronta? Sì. 3, 2, 1, vai, il palco è tuo. Complimenti! Da quanto tempo canti? Ho fatto un anno di canto, però ho sempre avuto questa passione da piccolina. Ah, brava, brava. E il tuo sogno futuro cos'hai nel cassetto? Come dicevo prima, continuare nel settore della moda e diventare un'imprenditrice, però da bambina avevo il sogno di diventare cantante, però man mano col tempo si è un po' affievolato questo sogno. Oh, si sa mai che lo rispolveriamo, esatto. E ritorni fuori, esatto. O no? I sogni sono i nostri desideri che diventano realtà, esatto. O no? E allora in bocca al lupo e complimenti. Grazie Vera. Numero 13, Melissa Vesleaga. Vieni Melissa, eccola qua, la nostra cucciolina. Cos'hai qui in mano, Melissa? Facciamolo vedere al pubblico, ti serve un aiuto? Li mostro io? Eccoli qua. Racconta, tienne uno tu. Racconta, cosa sono? Disegni che ho fatto così, per passione. Ok, che hai disegnato perché quindi vorresti fare la stilista da grande? Sì, sì. Sì o no? Sì. Perché li hai disegnati? Boh, perché mi piace disegnare, per questo, cioè. Eccoli qua, li facciamo vedere alla nostra giuria, eccoli qua. Se li vedete bene, questi sono i disegni che ha fatto Melissa. Eccoli qua. Che poi sono tutti dei figurini, insomma. E questo l'hai fatto proprio tu da scratch, dall'inizio, eccolo sì. Qua. Ma cosa studi? Hai detto studio prima estetica. Ho fatto 2 anni di moda in un'altra scuola. Ah, ok. E quindi da grande cosa preferisci? Vuoi aprirti un centro estetico o no, vorresti fare la stilista? La modella. La modella, più facile. Nessun impegno, nessun casino, sfilo e basta, e sono sincera. Esatto. Fantastico. E allora in bocca al lupo, chissà che questa tua passione poi si trasformi anche in qualcosa di concreto, e buona continuazione. Grazie. Numero 14, Chiara Zenellato. Vieni Chiara. Chiara invece è un'artista, ce l'ha detto prima, e qui dipingerà un vaso. Dico bene, Chiara? Sì, esattamente. Questo è un vaso fatto a 4 mani, decentrato. L'hai fatto tu il vaso? Sì, a 4 mani insieme a Leonardo Collanega, un grande torniante, uno degli ultimi rimasti. Fantastico. Allora, vieni, dove vuoi posizionarti? Hai bisogno di una sedia, di qualcosa? È anche abbastanza pesante sto quadro, no? Sto vaso. Fantastico, mettiamo una musichetta in sottofondo. Lasciamo l'artista lavorare. Thank you.
andata. Chiara, credo che non sia facile dipingere un vaso, no? Assolutamente no, soprattutto con una forma così particolare. L'anno scorso ne avevo uno che era molto più lineare, infatti le linee venivano molto più dritte. Però quest'anno ce la facciamo andare bene così, no? È bello vederle girare le ceramiche. Ecco, brava, fantastico Chiara. Questo vaso a chi lo dedichi? Lo dedico a Leonardo Collano. Bene, allora salutiamo Leonardo, grazie, e grazie di questo momento artistico-culturale. Complimenti e buona continuazione. Grazie, grazie. Eccola qua, insomma abbiamo conosciuto un po' più da vicino con il loro talento tutte le nostre concorrenti. Giurati, vi prego di mettere la somma dei tre voti, quindi fate il totale. Contate bene, prima votazione il primo impatto, quindi come si sono presentate le nostre ragazze, la seconda votazione è la sfilata di moda e la terza invece è il talento.